Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: anche nel corso della seconda puntata de La Pupa e il Secchione, Mila Suarez e Soleil Sorge hanno battibeccato, e l'ex di Alex Belli lo ha tirato in ballo, senza citarlo, per rivolgere una punzecchiatura alquanto offensiva nei confronti della giurata alla corte di Barbara D'Urso. Ancora una volta tra le pupe e l'influencer italo-americana ci sono state delle scintille che hanno surriscaldato lo studio del programma del martedì sera di Italia 1. L'ex fidanzata di Belli ha denigrato senza mezze misure l'ex Geffina, menzionando il triangolo amoroso che l'ha vista coinvolta con l'attore parmense Edelia Duran. Alle provocazioni che hanno aperto la bagarre tra le due nel corso del primo appuntamento con La Pupa e il Secchione si sono aggiunti degli affondi alquanto velenosi da parte delle due che non si sono risparmiate critiche ed attacchi reciproci. Se da una parte Soleil ha detto alla Pupa di essere invidiosa di Delia, a sua volta la Suarez ha accusato l'ex Geffina di servirsi degli uomini per avere visibilità, per poi umiliarla con un colpo basso. Dopo la prima settimana di convivenza nella villa in cui si registra l'avventura dei concorrenti di questa edizione dello show, la modella marocchina accoppiata a Mirko Gancitano intervenuta a commentare la sua esperienza non si è tirata indietro nel mettere nel mirino la Sorge, sulla quale è entrata a gamba tesa commentando, "Puoi tranquillizzarti, fa parte del gioco. Io non tocco gli uomini fidanzati o sposati. Mila Suarez umilia Soleil Sorge durante il secondo appuntamento con La Pupa e il Secchione. Mila Suarez ha velatamente fatto riferimento al tanto discusso rapporto a tre che ha tenuto banco per mesi al GF VIP. È andata poi in scena quella che è apparsa la vendetta della giurata della Pupa e il Secchione che ha affibbiato un sonoro zero ad una delle prove svolte dalla modella marocchina, mettendola sotto accusa per il fatto di aver esagerato nelle dichiarazioni con il suo Secchione. Ma per difendersi la Suarez è passata all'attacco dell'ex Geffina esclamando perentoria, senti da che bocca escono le critiche, è esattamente quello che hai fatto tu. Un'uscita che ha basito la giurata che l'ha incalzata prontamente sbottando, come scusa? Evita di paragonarti a me, tesoro. Ma per tutta risposta la Pupa ha rincarato la dose rimarcando la sua antipatia per la Sorge come documentato dal commento, visto che mi hai dato uno zero come giudizio, anche per me tu sei uno zero per me. Le prossime puntate del programma di Barbara D'Urso promettono altre scintille in studio tra le due, anche se Soleil si è inimicata anche altre pupe con le quali potrebbe cimentarsi in altri duelli di fuoco. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.